Ho sempre scelto di mia iniziativa le specie, o meglio, le famiglie, i generi che vi propongo in queste serate. Ai soci nuovi che partecipano per la prima volta dirò che sono serate che teniamo 2 volte all'anno, in cui si prende in esame mai niente di troppo difficile, però neanche delle cose troppo facili, cioè del genere, delle famiglie che magari il semplice socio ha qualche difficoltà ad affrontare e si cerca di spiegare come riconoscerle, come imparare a classificarle, facendo ricorso poi in particolare alle cosiddette chiavi dicotomiche o chiavi analitiche. Dicevo che ho sempre scelto io le specie da trattare, ma in questo caso sono debitore alla nostra vicepresidente Miriam Traini, che 3 anni fa, se non sbaglio, circa in modo molto incosciente, mi chiese perché non fai una bella serata sulle asteracee con i fiori gialli ligulati, che io faccio fatica, ma facevo fatica anch'io. Infatti ho detto: ma no, tu sei matta, non sai quante sono. In questo momento non vi dico quante sono, ma fra poco lo scoprirete. Poi l'anno scorso, giusto di questi periodi, io faccio il giardiniere e mi trovavo a diserbare in un cimitero e mi sono reso conto che c'erano tantissime crepis molto belle. C'era ovviamente Crepis Nemausensis, la Crepis Sancta Nemausensis, fra poco, questo sono nomi che non vi dicono nulla, ma fra poco le scoprirete, che è una specie molto bella, quella era tutta in fruttificazione, c'era Crepis fetida, c'era Crepis capillaris, c'era Crepis setosa, che adesso trionfano in tutti i parchi cittadini, in tutte le aiole, ai bordi delle strade, le potete vedere praticamente ovunque, ma sono piante davvero interessanti. C'era una popolazione sterminata davvero notevole di Crepis pulcra. Allora ho detto, tutte le asteracee con fiore giallo ligulato sono troppe, però provo a concentrarmi sulle crepi. Se allora un anno fa ho cominciato a raccogliere un po' di campioni, a fare un po' di scannerizzazione, e quello che vi mostro stasera è un pochino il risultato. Ecco, in questo momento per voi le crepi sono delle piante con un fiore giallo, o meglio una fiorescenza a capolino, che ricorda quella del tarassaco, immagino, che non andrete più in là di questo. Ovviamente le crepis appartengono alle asteracee, piante con il capolino, o meglio famiglie che hanno fiori a capolino, sono soltanto due nella nostra flora, le dipsacacee, di cui abbiamo parlato qualche anno fa. Domenica, che era l'escursione alla Filaressa, ha visto Cnauzia, per esempio, anche della scabbiosa. L'infiorescenza a capolino, il fiore conserva l'aspetto, se vogliamo, proprio di un vero piccolo fiore. Ha i 4 o 5 petali, la corolla conica, e sono raggruppati su un ricettacolo. Nelle asteracee invece il fiore è notevolmente deformato, perché in quelle che soprattutto prenderemo in considerazione noi, i 4 o 5 petali, che poi qui saranno soltanto 3 o 5, sempre 5 nel nostro caso, sono ridotti a una ligula, sono condensati in una ligula lunga e stretta, sembra quasi che il singolo fiore abbia soltanto un petalo. Le asteracee, una volta si chiamavano composite, molti di voi le ricorderanno con questo nome, la famiglia, è della famiglia più numerosa al mondo, comprende circa 1530 generi e quasi 23.000 specie. Questi numeri sono abbastanza ballerini, dipende un pochino dal testo di botanica che consultate, però l'ordine di grandezza è questo. Tradizionalmente le asteracee o composite venivano divise in due sottofamiglie. Una che chiamavamo tubuliflore, fiori tipo margherita per intendersi, oppure tipo cardo, ma che presentano sempre al centro o esclusivamente fiori tubulosi. Oppure una sottofamiglia detta delle liguliflore, in cui i fiori tubulosi mancano e presentano soltanto fiori ligulati. I fiori ligulati sono quelli a, diciamo, a profilo asimmetrico, mentre i fiori tubulosi presentano una simmetria radiale. Questa era la distinzione tradizionale. Le crepis appartenevano, secondo questa visione, alle liguliflore. Recentemente è subentrata una diversa suddivisione. Le Barnadesioidee non ci riguardano perché è una famiglia, diciamo, tropicale, tra l'altro ridottissima. Nelle Asteroidee i nomi sono rimasti uguali, ma è cambiato il contenuto. Sono entrate le piante che hanno capolini eterogami,
con fiori, cioè di due tipi all'interno del capolino, in questo caso ligulati e tubulosi, mentre le cicorridee che abbiano fiori ligulati e tubulosi, l'importante è che siano omogami, di un tipo soltanto. Genere Crepis è sempre nelle cicorridee. Ma come vi dicevo, una famiglia così numerosa attrae molto gli studiosi che non vedono l'ora di suddividerla e ciascuno di trovare un pochino la sua classificazione. Quella attualmente più in voga è questa, proposta nel 2002 da Panero e Funk, che la suddivide in 12 sottofamiglie, di cui soltanto 3 sono presenti in Italia, sono quelle indicate con l'asterisco. Le cicorridee come nome sono rimaste, 7 tribù, circa 224 generi, 3200 specie. Guardate che 4 sottofamiglie sono quelle che contengono praticamente la totalità delle specie. Le altre sottofamiglie contano veramente un numero ridotto sia di generi che di specie. Ora ci concentriamo sulle cicorioidee. Vengono divise in 7 tribù, soltanto le cicorie sono presenti in Italia. E in queste 11 sottotribù si trovano le nostre asteracee con i fiori ligulati gialli, che sono 119 specie appartenenti a 16 generi diversi. Una chiave per 119 specie, capite che era un po' impossibile da realizzare. Quando mi ero accinto a questo lavoro, contavo di avere a disposizione l'ultimo volume della flora d'Italia, del Pignatti, la nuova flora d'Italia, che doveva esserci già in febbraio, quello con le chiavi analitiche. Ancora lo stiamo aspettando, ma credo che, temo, non dico credo, temo che non risolverà quei problemi che vedremo fra poco, da quello che ho potuto intuire fino ad ora. Il genere Crepis ovviamente appartiene alla sottotribù delle Crepidine. E qui cominciano i pasticci però. Noi potremmo pensare che generi appartenenti alla stessa sottotribù siano, quando faccio ricorso alle chiavi analitiche, unite da caratteri comuni, collegati fra loro da caratteri comuni. E in effetti le cose non stanno così, perlomeno dal punto di vista morfologico, anche se poi dal punto di vista genetico esistono ovviamente delle affinità. Crepi se ne va per conto suo, Taraxacum se ne va per conto suo, Lapsana invece è collegata da Posseris. Soncus è collegato alla Tuca. Hieracium, scusate, tutto questo gruppo, Hippocheris, Leontodon, Picris, Helminthotheca, se ne va con Scorzo Nero e Tragopogon. Hieracium e Sclagenveia sono abbastanza identificabili per conto loro, e poi Condrilla e Topis. Però vedete che le cose cominciano un pochino a complicarsi. Il difficile non sarà riconoscere le Crepis quando ho capito quali sono le piante di questa famiglia e di questo genere. Il difficile è identificare il genere Crepis rispetto agli altri con fiori ligulati gialli. E qui proprio iniziano le complicazioni. Se io considero le asteracee nel loro complesso, mi pare di avere tutto sommato dalle infiorescenze dei capolini abbastanza identificabili. Potrei riconoscere facilmente una centaurea, potrei riconoscere facilmente un cardo oppure un ciris, potrei riconoscere facilmente una cicoria, cicorium incubus in questo caso, crepe, questo potrebbe essere un tarassaco, questo potrebbe anche essere una crepis per esempio. Ma se io mi concentro su quelle con fiori ligulati gialli, le cose vedete che sono un pochino più complicate. Qual è la crepis secondo voi fra queste? Facciamo un sondaggio, ditemi un numero. Per esempio Gianmaria, secondo te qual è la crepis? Adesso interrogo. Il 7? Però chi lo sa? Numero 3. Chi dice il 3? Io. Carmen dice il 3. Un esperto come il nostro anche presidente, Pino. 3. Io direi, punto di domanda, è il numero 9. L'ho messa proprio nel mezzo. Fra parentesi, vedete, per ogni genere il numero di specie che ne fanno parte. Ecco. Però a parte Tragopogon, il primo in alto, che ha veramente un fiore grande e di una conformazione tale che lo rende abbastanza facilmente distinguibile, gli altri potrebbero tutti effettivamente essere confusi. E purtroppo non è di nessun aiuto la morfologia della foglia e
Neppure, vi dico subito, l'aspetto del fiore. Quello che conta sono le caratteristiche del frutto. E cominciamo adesso a discriminarle. Le prime che facciamo saltare sono Aposeris e Lapsana, che, vi ricordate, erano collegate fra loro pur appartenendo a due sottotribù diverse. Perché le elimino? Aposeris e Lapsana hanno acheni privi di pappo, è molto facile. Invece le crepis hanno sempre acheni con pappo. Eh sì, bisogna aspettare di vedere. Allora, bisogna aspettare, però dopo uno ci prende un pochino la mano, ecco, riconosce una possibilità, non è difficile, ma dal punto di vista delle chiavi analitiche la differenza sta qua. Poi eliminiamo tutta la prima fila in alto. Tragopogon, Scorzonera, Ipocheris, Leontodon e Picris del Mintoteca, che le ho messe insieme perché fino a poco fa erano soltanto Picris. Tutte queste specie, tutti questi generi, anzi, scusate, hanno pappi con peli piumosi. Guardate l'aspetto del pappo. Vedete i raggi che sono collegati da una sorta di ragnatela. Questi peli sono detti piumosi. Mentre in Picris i peli sono semplici, cioè i raggi non sono collegati fra loro da nessuna ragnatela. Adesso andiamo a eliminare Condrilla. Per quale motivo? Guardate l'achenio, ha una coroncina di dentelli all'apice, invece Crepis non ha questa coroncina. Ed è molto simile anche a Taraxacum, in cui i dentelli riguardano tutta la metà superiore dell'achenio, mentre Crepis ne è completamente privo. Lactuca e Soncus, se ne vanno anche loro perché hanno acheni appiattiti, guardate l'insezione come sono. Mentre gli acheni di Crepi sono fusiformi, hanno una sezione circolare, gli acheni di Soncus e Lactuca hanno una sezione appiattita. Hieracium e Sclagenvesta. Sclagenvesta è un nome difficile, ma praticamente il vecchio Hieracium intibacium, tutti lo conosciamo con questa denominazione. L'achenio è troncato. Invece l'achenio delle crepis è sempre ristretto, spesso e volentieri con un becco molto lungo. Inoltre gli hieracium presentano un pappo di peli bianchi sporchi, che sono rigidi, fragili, mentre i peli degli acheni delle crepis sono bianco candido, morbido, e tenaci. Se tento di romperli o di spezzarli si piegano, ma faccio fatica a romperli. E adesso il caso che complica tutto. Se fin qui sembrava che la cosa procedesse abbastanza semplicemente, dobbiamo ricrederci. Tulpis. Se io prendo il Pignatti così come, diciamo, quello del 1982, la flora d'Italia completa, di cui in questo momento dobbiamo ancora disporre. La nuova ancora non ci presenta le chiavi analitiche. Distingue Tolpis da Crepis per questo motivo. Tolpis ha acheni troncati all'apice, come abbiamo visto per esempio per gli Hieracium, non hanno mai il becco, il pappo è formato da pochissime setole e spesso c'è questa coroncina di squame. Invece Crepis ha acheni più sottili, più allungati, non troncati ma che vanno ad affusolarsi, e hanno molte setole disposte su più serie. Questo dice. Però ci sono tutta una serie di incongruenze che chi diciamo, consulta poi le chiavi con un minimo di attenzione le rileva immediatamente. Di Tulpis ce ne sono due specie in Italia, secondo il Pignatti del 1982. Una ha acheni troncati all'apice, l'altra anche. A pari colore corrisponde uniformità di caratteri, a colore diverso invece difformità. Disposte su una serie, disposte su una serie, però pappo con una coroncina di squame, e questo invece squami assenti. La presenza di squame, ricordate che era un carattere distintivo rispetto a Crepis, ma questa specie già non ha più le squame. Hieracium staticifolium, acheni troncati all'apice, con un orlo annulato carattere a sé, pappo con molte setole, disposte su una serie.
La specie che dà problemi è questa, Hieracium staticifolium. Nelle chiavi analitiche è un punto un po' delicato, dovete seguirmi con attenzione per un paio di minuti. Pignatti distingue crepis da Hieracium perché ha achenio assottigliati all'apice, papponivio con peli su più serie. Acheni o conici ingrossati all'apice, l'avevamo visto, papo bianco sporco con peli su una serie. Però al primo quesito dagli Hieracium cosa dice? Papo formato da setole disposte in un'unica serie, papo formato da setole disposte su due serie. Allora, o non è vera la distinzione tra Hieracium e crepis, o è sbagliata questa dicotomia, che trascina con sé tantissime specie e ingarbuglia la distinzione. Hieracium staticifolium ha papo formato da setole in un'unica serie. Crepis, acheni fusiformi, spesso con lungo beppo, papo con molti peli, papo con molte setole, come Hieracium staticifolium e altri caratteri difformi. Però vedete che fra tolpis, Hieracium e crepis è tutto diciamo un mischiarsi di caratteri comuni oppure difformi, che non facilitano assolutamente la distinzione. Ma la specie difficile è proprio questa, Hieracium staticifolium. Perché ci concentriamo su questa? Perché quello che nella flora del Pignatti del 1982 è uno Hieracio, che noi avremmo potuto tranquillamente diciamo non trattare stasera, e che il professor Martini nel nostro atlante ecologico ha voluto chiamare Tolpis staticifolia, fino a diciamo pochi mesi fa era diventato crepi staticifolia dal 2005 circa. Per Zangheri, Flora d'Italia 1976, era una tolpis. Per Pignatti era uno Hieracium. In Flora Alpina è uno Hieracium. Nel 2005 Conti la chiamava Tolpis nuovamente. Nel 2005 sempre Galasso, Banfi, Galasso pubblicano una revisione del genere Crepis, proprio relativa a Crepis staticifoglia, no? Che anzi attribuisco il nome Crepis staticifoglia a Hieracium staticifoglium, giustificandolo questo cambiamento in base a analisi di natura filogenetica. Ve lo leggerete con calma. Questo viene recepito dall'Indice Internazionale della Nomenclatura Botanica, Crepi staticifolia, Banfi e Soltano. Eccolo qua. Acta Plantarum tuttora chiama questa specie Crepi staticifolia, Galasso, Banfi e Soltano. Plant List recentemente, 2012, invece l'ha riportato a Tolpis staticifolia e dice Crepi staticifolia Galasso Banfi e Soldano è sinonimo non valido. Martini, come dicevo prima, ha ritenuto di attribuirla a Tolpis, questa specie, e a questo punto si sono, non perché l'ha detto Martini, ma perché probabilmente questa visione è diventata prevalente, tutti l'hanno adottata. Nell'ultima checklist della flora italiana è Tolpi staticifoglia e la chiama Tolpi staticifoglia anche Pignatti nella nuova flora. La chiamava Hieracium nella specie precedente e nel frattempo era diventata Crepis. Tutto questo per dire che fortunatamente questa specie, che avrebbe complicato in modo incredibile qualsiasi chiave di determinazione, la eliminiamo, ma ho voluto darvi la spiegazione di questo fatto. Tolpi staticifoglia comunque è questa pianta. Da noi è presente qua e là nelle alte valli, su detriti solitamente su suolo un pochino acido. È una pianta stolonifera, ha lunghi stoloni sotterranei, non si notano, ma ci sono sotto il detrito. Foglie lineari lanceolate, completamente glabra solitamente. Questo è un pochino l'aspetto. E mentre le tolpis, comunque per confermare che il genere, la specie è abbastanza critica, mentre le tolpis presentano molte squame involucrali che compaiono poi anche sullo scapo,
in turpi staticifoglie le scome involucrali sono soltanto due, come avviene normalmente nelle crepi, due serie, scusate, come avviene normalmente nelle crepis. Inoltre, sotto il capolino, turpi staticifoglie presenta comunque diverse squame distanziate, le crepis normalmente però non ne hanno nessuna o una sola, in alcuni casi. Inoltre presenta peli stellati che normalmente mancano nelle crepis. Ecco. Abbandonando questo caso complicato, ci rifacciamo adesso un pochino alla storia. Il nome crepis è antico e lo usano già i primi botanici, i primi studiosi di piante. Teofrasto lo utilizza. Non sappiamo bene a quale pianta si riferisse. Crepis, vi dicevo, è denominazione molto antica, ma dall'etimologia incerta. Normalmente viene tradotta come pantofola, sandalo, calzare. E pensiamo a Hippocrepis squamosa, sapete quella piccola fabacea che fiorisce di giallo in questo momento, che ha quel legume formato da tanti articoli, ciascuno con la forma di un ferro di cavallo, e Hippocrepis significa proprio calzatura per il cavallo, ferro di cavallo. Colleghiamo il nome Crepi solitamente a questo significato. Ma è anche vero che aveva quest'altro significato, base, fondamento. Probabilmente con riferimento a una robusta radice a fittone che ancorava saldamente la pianta al suolo. Forse la pianta a cui il nome Crepis veniva riferita era Picris echioides, che oggi noi chiamiamo elmintoteca. Forse, non c'è nessuna certezza. Anche Plinio usa il termine Crepis, ma come sempre non è di nessun aiuto. In tre righe. In una sorta di enciclopedia che ha una trentina di libri, in tre righe Plinio esaurisce l'argomento differenza delle erbe rispetto ai fusti. I fusti di alcune erbe finose strisciano per terra, come quella che si chiama coronopo, diversamente si comporta l'ancusa, la cui radice è buona per tingere il legno e la cera, e l'antemi, una delle più delicate fra queste, e il fillante, l'anemone e la faccia, la crepi del loto nel fusto foglioso. Questo è tutto quello che sappiamo. Da parte di Plinio della Crepide. Esisteva una pianta di nome Crepide, ma non abbiamo la minima idea di quale fosse e non ci dà indicazione utile per riconoscerla. Però piante simili alle Crepidi, anche se al Crepis, anche se questa denominazione nel frattempo è andata persa, compaiono poi in seguito nelle opere dei botanici del Cinquecento, come il Mattioli. Certo, lui usa dei nomi diversi, usa Ieracio, ma questa è sicuramente una crepis, anche questa è sicuramente una crepis. L'interesse non era tanto per la classificazione di queste piante, per la sistematica di queste piante, ma erano poi per usi pratici. Di questa erba ci dice che il suo succo bevuto conferisce ai rodimenti dello stomaco, magari può tornare utile a qualcuno. L'erba impiastrata assieme alla radice rimedia le punture degli scorponi. Se vi capita potete provare a sperimentarlo. Ne parla anche d'Alechamps, il quale è il primo a darci veramente la raffigurazione di una crepis. A parte piante, questa è sicuramente una crepis, qui può esserci qualche dubbio, ma questa è probabilmente crepis capillaris. Ma su questa non c'è nessun dubbio, questa è senz'altro crepis paludosa. E anche la descrizione è coerente: nascitur in locis humidis, oliginosus, propria fossarum e lacunarum margines, proprio la collega all'habitat giusto. E è la prima raffigurazione sicura di una crepis. Siamo nel 500 inoltrato. Anche Lobelius, Matthias de Lobel, raffigura delle crepis. Chiaramente con nomi diversi, questo che chiama Erige Rotomentosum è certamente Crepis fetida. Siamo al 1581. Poco dopo Clusius a sua volta raffigura delle crepis in una delle sue opere più famose, Rariorum Plantarum Historia, siamo al 1601, questa è senz'altro Crepis santa, su specie Nemosensis, una specie molto comune adesso anche da noi. Fabio Colonna, poco considerato, poco noto. Tutte le raffigurazioni che avete visto prima derivavano da incisioni su legno. Fabio Colonna è il primo che fa realizzare le sue incisioni su rame, per cui hanno un dettaglio notevole per l'epoca. Troviamo per esempio Crepis pulcra, che
che lui chiama ovviamente Hieracium montanum alterum. Troviamo Crepis fetida nuovamente, che chiama ancora Hieracium. Parla delle Crepis anche Ambrosini, che non è stato un botanico, diciamo, eccelso, famoso. A un certo punto fu prefetto dell'Orto Botanico di Bologna, però è autore di questa opera curiosa che io vi mostro spesso in queste serate, Fitologia de Plantis, in cui dà anche, tra le altre cose, oltre all'elenco delle specie note allora, cerca di dare l'etimologia del nome. Si chiama Crepis forse perché è ben fondata e profondamente radicata dal greco crepi, significante base o fondamento. Gli italiani dicono crepalo o terra crepalo. Boccone, botanico siciliano, aumenta il numero delle specie. La crepide si chiama Pontana, Crepis Pontana, ma l'incisore fa un errore e la chiama Hieracium montanum. E arriviamo adesso ormai al 700. Vallante è considerato da molti, e così si legge anche in diversi siti, quello che ha istituito il genere Crepis. In effetti non è così. Lui fa una sorta di revisione. Curiosamente le sue opere sono ristampate in Italia a distanza di 2 o 3 anni, segno che l'argomento interessava, sono ristampate a Venezia. In questo particolare volume lui si occupa di una revisione delle cicoriacee sulla base dell'organizzazione che ne aveva fatto Tournefort. Apprendiamo che all'epoca in Italia si chiamavano fusellata, nome che ormai è praticamente scomparso. Lui non le chiama Crepis ma Hieracioides, cominciando con questo distinguerle dagli Hieraci, e ne cita alcune specie, per esempio Hieracioides annua glutinosa e la nostra Crepis pulcra. Arriviamo infine all'Inneo, le cose vanno sempre più chiarendosi, è lui a istituire il genere Crepis effettivamente, e ne elenca nella sue specie plantarum 1753, 13 specie. Alcune specie che oggi noi consideriamo crepis, lui le attribuisce comunque ad altri generi. La sistemazione più vicina a quella che, diciamo, dei nostri giorni, tra quelle antiche, diciamo, è quella di Jussieu, basata su caratteri ormai abbastanza comprensibili anche per noi, abbastanza chiari anche per noi. Di cotiledoni, monopetali, corolla epigina, noi diremmo ovario infero, anteri saldate fra loro, classe decima. Nella classe decima trovo le cicoriacee e qui troviamo anche le nostre crepis, Hieracium e le specie che lui chiama drepania, il genere che lui chiama drepania, che è la tulpis, che avete visto per noi è fonte di notevoli complicazioni. Però già le ha associate e anche abbastanza chiaramente distinte. Crepis biennis, fetida, pulcra, mi limito alle nostre specie, Crepis vesicaria, subspecie vesicaria, sono già noti all'Inneo 1753. Crepis santa, subspecie nemosensis, 1773, e poi vedete voi paludosa dal 1794 e via a calare. Crepis alpestis, 1828, Crepis froelichiana, di cui vediamo raffigurata la sottospecie dinarica perché all'inizio non erano distinte, 1838, Frolichiana dinarica, invece è l'ultima, 1993, viene istituita come sottospecie. Crepis pirenaica viene così battezzata nel 1970, ma la vediamo raffigurata in una stampa dell'inizio 800, quando veniva ancora chiamata Hieracium. Nella storia delle crepis, della classificazione delle crepis, occupa un posto importantissimo questo signore, Babcock, un botanico statunitense attivo in un centro di ricerca della California, il quale si occupava soprattutto di ricerche legate alle piante agrarie. Però aveva capito che nelle crepis, per una serie di questioni che anche noi esamineremo molto in fretta, più avanti, si generano, si possono creare, delle nuove specie che tendono anche ad evolvere abbastanza rapidamente. E siccome lui era interessato a capire i meccanismi per cui questi fatti potevano verificarsi per poi trasferirli alle piante coltivate, si era dedicato proprio alle crepis, dedicandogli degli studi che sono ancora oggi molto stimati, molto considerati. Qualsiasi autore che tratta le crepis fa riferimento sempre ai lavori di Babcock, per cui ho voluto mostrarvelo.
Eccoli qua, caratteri principali delle crepi. Sono ovviamente piante erbacee, perenni o annuali, qualche volta bienni. Hanno tutte latice, quasi sempre pelose o ghiandolose. Foglie spiralate, beh, poi le vediamo in particolare. L'infiorescenza è sempre un capolino, l'abbiamo visto. I fiori sono ermafroditi. Lascio leggere a voi. Sono cose che andiamo a vedere, è inutile che stia ad elencarvele adesso. Però questi caratteri ancora non identificano sufficientemente le crepi. Sono caratteri in effetti comuni a tutte le cicorrioidee. Per distinguere in modo inequivocabile le crepi, devo sempre rifarmi ai caratteri del frutto. Acheni privi di tubercoli. Avevano tubercoli, per esempio, i frutti gli acheni della tarassaco oppure della condrilla. Fusiformi, spesso formanti un lungo becco, tutti con pappo di peli semplici, bianconeri, flessibili, disposti su più serie. Una pianta che ha frutti con queste caratteristiche è una crepis, altrimenti no. Per determinarle, diciamo, correttamente, devo osservare che cosa? Ovviamente il fusto, presenza di rizoma, stoloni, altezza, ghiandolosità è un carattere molto importante. Le foglie sono estremamente variabili, però la disposizione, se sono in rosetta basale o anche sul fusto, se sono tutte uguali o diverse nella conformazione, come si inseriscono sul fusto, se lo abbracciano, se sono attenuate e poi se sono più o meno pelose o ghiandolose. L'infiorescenza è importante, soprattutto la disposizione delle squame involucrali, che tra poco vedremo in particolare. L'aspetto del ricettacolo è molto importante. Il colore dei fiori è un carattere importante, ma diciamo, è più semplice da esaminare. E poi chiaramente è molto importante il frutto ad achenio. Presenza o assenza del becco, presenza di ali, numero delle coste. Ovviamente devo interpretare correttamente questi caratteri, altrimenti rischio di sbagliare la determinazione. Fusto semplice non ramificato, come in crepisauria. Di fatto è uno scapo, rosetta fogliare, un unico fusto o scapo che regge un solo fiore solitamente, a volte anche due o tre, ma di norma uno solo. Altre specie invece hanno un fusto abbondantemente ramificato, come crepis biennis. Fra le nostre specie prevale questa seconda tipologia, fusto abbondantemente ramificato. Il fusto è variamente peloso, peli lunghi, peli corti, peli che si dipartono in orizzontale, peli patenti, cioè che guardano verso il basso, ma può essere anche completamente glabro. La gamma delle possibilità è estesissima. Può essere irsuto, può essere glabro, crepis pirenaica, crepis paludosa, vedrete che sono accomunate nella medesima dicotomia al momento di fare la scelta finale. Ma presentano questi fusti estremamente diversi. Crepis pulcra, fusto molto ghiandoloso, le ghiandole sono ben riconoscibili. Alcune specie hanno le foglie tutte raggruppate nella rosetta basale. Il fusto non ne presenta neanche una, o a volte, come nel caso di crepi santa, una, due piccolissime squame, ma che non possiamo considerare foglie. La maggioranza delle specie hanno foglie anche sui fusti, hanno questi aspetti diciamo abbastanza ramificati, con numerosi fusti ben rivestiti di foglie. Le foglie possono essere intere, come in Crepis frölichiana, la subspecie dinarica, ma più spesso sono variamente diciamo, suddivise in lobi più o meno profondi, più o meno marcati, acuti, arrotondati. A volte semplicemente dentate come in crepis pulcra. La variabilità delle foglie è estrema, anche in piante della medesima specie che crescono fra loro vicine. Se sono in terreno, in suolo molto arido, molto asciutto, perché sono magari vicine al bordo strada, oppure stanno 2 metri distanti dalla strada, dove il suolo è un pochino più profondo, cambia decisamente la morfologia della foglia. Nella maggior parte delle specie le foglie hanno comunque conformazione diversa proprio nell'aspetto e anche nella dimensione. Questa per esempio è crepis setosa, vedete le foglie basali più lunghe, poi accorciate e la forma delle foglie cauline che alla fine si riducono e qui manca l'ultima, è veramente una piccolissima squama. Raramente invece le foglie sono omofile, cioè hanno la medesima conformazione.
Crepes pirenaica è una delle poche. Le foglie della rosetta, che è scomparsa al momento della fioritura, sono praticamente uguali sia per aspetto, per forma e per dimensioni, anche alle foglie caoline. Le foglie possono essere glabre, come Crepes paludosa, che è pianta completamente glabra, ad eccezione poi dell'involucro del fiore, dell'infiorescenza. Possono essere ghiandolose, come in Crepes pulcra. Questi sono tutti piccoli insetti, acari, che sono rimasti invischiati dalle foglie. Quando le toccate vi restano proprio attaccate alla mano. Sono vischiosissime. Ed è questo chiaramente un meccanismo di difesa della pianta. Possono essere attenuate, cioè hanno un lungo picciolo che però non arriva ad abbracciare il fusto, oppure possono abbracciare il fusto, quasi circondarlo per intero. Crepes biennis nel primo caso, Crepes capillaris nel secondo. I capolini possono essere numerosi su fusti che sono molto ramificati, hanno questa infiorescenza a corimbo, cioè una sorta di ombrella i cui raggi però partono da altezze diverse. Oppure, come abbiamo visto già a proposito dei fusti, può esserci un fusto solo che regge un unico capolino, qualche volta un paio, ecco. Però un fusto solo normalmente corrisponde a un unico capolino. Fusto semplice corrisponde a un unico capolino. Colore ha un carattere estremamente facile, ovviamente il giallo è il colore prevalente, però ci sono fiori che sono gialli, diciamo infiorescenze, che sono gialle se le vedo diciamo da sopra, ma se le capovolgo spesso e volentieri sono rosse, come in Crepes traxacifoglia, viscaria, Crepes biennis, può presentarsi a volte anche lei con i petali, con le ligule arrossate inferiormente. Crepes aurea è l'unica con i fiori aranciati, Crepes slovenica è l'unica con i fiori biancastri, bianco-giallastri, bianco-rosati, comunque biancastri. L'infiorescenza, cioè l'insieme dei fiori ligulati, è racchiusa da un involucro, vedete delle squame che formano un involucro. L'involucro è formato sempre da due serie di squame nelle Crepes. È importante distinguere le squame più esterne da quelle più interne. Ovviamente quelle più esterne normalmente sono più brevi, quelle più interne sono più sviluppate, di regola. Vediamo un altro esempio, le squame esterne qui in Crepes setosa sono già divaricate perché ormai il capolino si sta avvicinando alla fruttificazione. L'aspetto delle squame ha un carattere molto importante per determinare le specie. Per esempio Crepes pulcra ha squame esterne brevissime, un sesto, un settimo di quelle interne che invece vedete sono molto lunghe. È l'unica ad avere le squame così brevi. La identifico immediatamente, pianta estremamente vischiosa e queste squame esterne ridottissime, senza dubbio è Crepes pulcra. Crepes capillaris invece è molto ghiandolosa su tutto l'involucro, le squame esterne sono più brevi, più strette, lunghe normalmente un terzo rispetto a quelle interne. E qui ho tutta una casistica, Crepes paludosa per esempio è pelosa ma anche ghiandolosa. Crepes biennis, involucro pubescente. Crepes capillaris e Crepes biennis sono molto simili, però le squame interne in Crepes capillaris sono glabre sulla faccia interna, in Crepes biennis sono invece pubescenti. È un carattere che richiede una buona lente per essere osservato. Crepes setosa è un involucro estremamente ispido, facilissimo da riconoscere, poi la vedremo ancora. Crepes pirenaica è facile perché è l'unica ad avere squame interne e squame esterne più o meno della stessa lunghezza. E l'abbiamo già vista, aveva anche la caratteristica di avere le foglie più o meno della medesima conformazione, sia quelle della rosetta che quelle del fusto, sia per aspetto che per dimensioni. Crepes vesicaria, subspecie taraxacifoglia.
squame involucrali tutte lanceolato-lineari, le esterne ovviamente più brevi. L'altra sottospecie, vesicaria, invece ha le squame esterne, vedete come sono dilatate, ovate, molto larghe. Distingo le due sottospecie proprio per le caratteristiche delle squame involucrali esterne. Poi per il resto le piante sono assolutamente uguali, tranne una piccola differenza nei frutti. È importante anche il ricettacolo, cioè se io stacco tutti i fiori, resta una sorta di piccola cupola che normalmente è glabra, tranne in Crepisanta, subspecie nemosensis, dove trovo queste setole molto lunghe. Sono tenaci, io stacco i fiori, ma le setole non vengono via, restano attaccate e le vedo molto bene anche ad occhio nudo. È una caratteristica che possiede solo lei. Se ho dei dubbi, questa è una caratteristica decisiva per identificarla. In altri casi il ricettacolo può essere pubescente, come vediamo qui per Crepis biennis, ma si tratta di peli molto brevi, li sento appena appena al tatto, non sono lunghe setole. Oppure può essere completamente glabro. I frutti sono sempre degli acheni provvisti di pappo, correttamente vengono detti cipsela. Possono essere privi di becco, come vedete in questo caso, possono avere un lungo becco, oppure essere privi di pappo, ma avere delle ali per facilitare comunque la dispersione anemocora. Ci sono specie che presentano una sola tipologia di achenio, altre che ne presentano due, in qualche caso Crepisanta nemosensis li presenta tutti e tre. Per esempio Crepis biennis e Crepis pirenaica hanno tutti acheni senza becco. Crepis setosa ha tutti acheni provvisti di becco. Crepisanta, normalmente la riconosciamo subito per le setole, vedete le setole? Presenta normalmente acheni alati, privi di pappo esternamente, e acheni con becco breve o quasi assente tutti gli altri, ma a volte presenta anche acheni, occasionalmente anche acheni con lungo becco. La tipologia prevalente è questa, con ali e con becco breve. Il numero delle coste degli acheni è caratteristico per ogni specie, o diciamo per gruppi di specie. Ci sono particolari su cui non mi soffermo, però al microscopio permettono di identificarli abbastanza rapidamente. La superficie, i caratteri delle coste, come si inseriscono le setole, l'aspetto delle setole. Qui vediamo alcuni esempi, però richiedono proprio l'uso del microscopio. Una tabella molto semplice può essere questa, in cui vediamo per ogni specie il tipo di achenio che possiede, se è di un tipo solo o di due. Crepisanta nemosensis può averle di tre tipi, e anche il numero di coste. I fiori, abbiamo detto, sono tutti di tipo ligulato, sempre 5 dentini nelle crepis perché strutturalmente derivano, questa ligula deriva dalla fusione di 5 petali. I fiori sono ermafroditi, qui li vediamo, diciamo, notevolmente ingranditi, la ligula, il calice assente, ci sono queste setole al posto del calice che daranno poi origine al pappo del frutto, gli stami sono saldati fra loro a formare una sorta di tubicino da cui fuoriesce carico di polline lo stilo. L'ovario è infero, il calice assente, come vi dicevo, la ligula e gli stami. Lo stilo che è sempre bifido. Tutti questi fiori sono proterandri, cioè matura prima, diciamo, la parte maschile. All'interno del tubicino viene rilasciato il polline. Lo stilo che si sta allungando, che inizia a svilupparsi con un leggero ritardo, porta fuori tutto il polline dal tubicino, formato dalle antere saldate. Vedete lo stilo che è carico di polline? L'ha spazzolato uscendo dal canalino formato dalle antere, si è caricato di polline. Questa viene detta offerta secondaria del polline.
pare che sia molto più vantaggiosa perché in questo modo il polline che resta invischiato sugli stili è a disposizione più a lungo per gli insetti impollinatori che non se fosse prelevato direttamente dalle antere. Inoltre, ecco, l'impollinazione ovviamente è affidata soprattutto a bombi, api, in qualche caso anche a lepidotteri. Però se per qualche motivo l'impollinazione non avviene ad opera degli insetti, al finire della fioritura vedete come i due stigmi dello stilo si arricciano su se stessi e vanno a spazzolare, vanno a toccare lo stilo, il polline depositato sullo stilo, per cui avviene una sorta di autofecondazione, un meccanismo di riserva che garantisce comunque la produzione di semi. Produzione di semi che però avviene con una modalità particolare che si chiama apomissia. In effetti tutto questo meccanismo di impollinazione è sostanzialmente inutile, serve a dare il via al meccanismo di apomissia, che è una riproduzione asessuale in cui la formazione dell'embrione avviene senza la fecondazione della cellula. Perché le piante ricorrono a questo meccanismo? Ci sono degli svantaggi ovviamente, che è la perdita della variabilità genetica. Ma ci sono dei vantaggi notevoli. In quel luogo si riproducono sempre le piante, cioè il genotipo che è più adatto a quelle condizioni ambientali. Inoltre, per le piante che si servono di riproduzione di tipo agamico, mediante stoloni, per esempio, c'è una limitata capacità di diffusione. Lo stolone non può allungarsi per decine di metri, ma possono andare a una notevole distanza i semi trasportati dal vento. Inoltre i semi hanno dei meccanismi di dormienza che assicurano dei vantaggi ulteriori. L'apomissia è molto frequente nelle asteracee, è documentata certamente in 22 generi ed è sospettata in altri 46, non è una particolarità delle crepes, è molto nota per esempio nel genere Hieracium. Per chi vorrà poi capire, l'apomissia si manifesta in due modi, diplosporia oppure aposporia, che è quella più classica ed è quella che si attua nelle crepes. Ovviamente i semi poi prodotti, gli acheni con il loro pappo, per la dispersione si affidano al vento. Mi sono chiesto quanto può essere efficiente questo meccanismo di dispersione, su cui in effetti noi non sappiamo tantissimo. La capacità di diffusione dipende dal rapporto fra diametro del pappo, più il pappo è grande e più è stretto, leggero l'achenio, è chiaro che il frutto va più lontano. Ha capacità di restare sospeso nell'aria più a lungo e teoricamente di andare più lontano dalla pianta madre. Ho scoperto che esiste però una formula che permette di calcolare approssimativamente la distanza percorsa dai semi. Ed è curiosa. Occorre sapere la distanza, diciamo, la distanza percorsa deriva da un prodotto che è dato dall'altezza del distacco, cioè quanto è alta la pianta che ha rilasciato i semi, ovviamente la velocità del vento e la velocità di arrivo del seme al suolo. Questa era la cosa che ho fatto più fatica a capire, ma credo che sia sostanzialmente il peso del seme, così in caduta dall'altezza della pianta. Per molte asteracee è conosciuta. Per esempio Galinsoga, che è un seme relativamente pesante e un pappo molto piccolo, arriva al suolo a 0,88 metri al secondo. Tussilago Farfara, che è un seme molto piccolo, invece un pappo molto grande, è quella che arriva al suolo più lentamente, 0,14 metri al secondo. Ho provato a ipotizzare per le crepes, perché non ci sono poi i valori calcolati, un valore medio, 0,5 metri al secondo, e ho provato a fare delle prove. No, no, non soffiando, inserendo dei valori. Poi ho fatto anche una prova pratica che vi dirò alla fine, perché mi sembrava che le cose non tornassero. Diciamo che una pianta alta un metro, con un vento una corrente d'aria di 2 metri al secondo, e il nostro valore fisso di 0,5 metri al secondo per. Ho perso il tasto. Mi permette di mandare i semi a 4 metri. Con una velocità di 7 metri al secondo arrivano a 14 metri. Se l'altezza diminuisce e avessi per esempio una velocità di 5 metri al secondo, i semi vanno a 6 metri dalla pianta madre. Questo
primo esempio corrisponde a un vento di circa 7,2 km orari, il secondo a circa 25 km orari, l'ultimo a circa 18 km orari. Forse è poco per quello che ci aspettiamo, noi pensiamo che questi semi possano viaggiare molto di più, ci immaginiamo che questi semi possano essere trasportati a decine di metri, forse a centinaia di metri. Teoricamente, qual dovrebbe essere la distanza, per disperdere i semi a una distanza di 100 metri, quale dovrebbe essere la velocità del vento, secondo voi? Con questa forma dovrebbe essere una velocità pazzesca, perché risulterebbe che dovrebbe essere di 180 km all'ora, cioè neanche la Bora a Trieste riesce a portare. Poi è chiaro che qualcuno lo trasporta a questa distanza, ma prove fatte per la dispersione di questo tipo di seme all'interno di colture, diciamo al margine di coltivazioni, hanno dimostrato che la massima parte dei semi cadono, circa la metà cade a 2 metri dalla pianta madre, pochissimi arrivano a 11 metri di distanza, cioè il sistema è efficiente ma forse non permette di coprire quelle distanze che noi ci immaginavamo. Molto banalmente, in un prato pieno di soffioni, io ho provato col soffiatore, con l'attrezzo che si usa che butta l'aria, guardate, con la velocità di 110-120 km all'ora, cioè, ma i semi non vanno più là di 3-4 metri, guardate che non vanno più là, cioè stanno sospesi, turbinano, ma alla fine cadono in massima parte a una distanza dalla pianta madre che è proprio dell'ordine di pochi metri. Per cui credo che tutto più o meno torni alla fine. Il meccanismo resta comunque tra i più efficienti. In particolare per quelle piante che hanno differenziato il tipo di achenio. È stata studiata soprattutto crepissanta, che come abbiamo visto acheni esterni di tipo alato e quelli interni invece con pappo. Gli esterni sono più pesanti, sono dispersi su distanze più brevi, però germinano in maggior numero e più velocemente e danno origine a piante molto più vigorose. Gli interni sono più numerosi, sono più leggeri, sono dispersi a distanze maggiori, però germinano più lentamente in numero minore e danno sempre origine a piante meno vigorose. Le indagini sono state molto accurate, si sono svolte su 3 popolazioni, una seguita per 3 anni, una per 13 e una per 36. Hanno dato sempre risultati uniformi per gli acheni periferici, per questo tipo di achenio. Un po' più discordanti invece per gli acheni centrali, per questo tipo di achenio. Però sostanzialmente concordano nelle conclusioni. Vedete qui evidenziata l'area di maggior diffusione del genere Crepis, che è nelle zone fredde e temperate dell'emisfero settentrionale. In particolare nell'Eurasia, circa 200 specie, solo 12 specie nel Nord America, solo 6 specie nell'Africa equatoriale. Molte specie però oggi sono divenute cosmopolite. Per esempio Crepis capillaris, che aveva come areale originario questo tratteggiato in rosso, vedete che è diffusa praticamente ovunque nel mondo ormai. Quante sono in tutto le Crepis? Secondo gli autori tra 200 e 250 specie. Crepis nana è una specie del Nord America. In Europa sono circa 70 specie. Crepis pusillanima è una specie endemica dell'arcipelago maltese. In Italia sono 40 specie, Crepis rosea, una delle poche col fiore di questo colore. In provincia di Bergamo 14 specie ma 16 taxa, perché due presentano delle sottospecie. E adesso andiamo a vederle. Cominciamo a vedere un po' le chiavi. Ricettacolo con setole lunghe più o meno quanto gli acheni, acheni in parti alati. Ricettacolo senza setole, nessun achenio alato. Nel primo caso crepissanta, nel secondo caso andrò a delle altre possibilità. Ricettacolo con setole e presenza di acheni alati, senza dubbio crepissanta, la nostra è sempre la sottospecie Mimosensis. Ricettacolo senza setole, nessun achenio alato, se i fiori sono aranciati vado tranquillo a crepissauria. Se i fiori sono gialli o biancastro,
si aprono delle altre possibilità. Foglie tutte in rosetta basali, al massimo sul fusto pochissime squame estremamente ridotte, oppure foglie disposte anche sul fusto. Nel primo caso, se i fiori sono gialli e Crepis frelichiana, sottospecie frelichiana, se i fiori sono biancastri, Crepis frelichiana, sottospecie, ho lasciato slovenica, non ho corretto, comunque sottospecie dinarica. Se le foglie sono anche sul fusto, procedo. Piante non più alte di 30 cm, fusti con poche foglie solo in basso, portanti uno al massimo tre capolini. Foglie glabre, le caoline divise in lacinie, piante dei macereti calcarei e dei firmeti, cioè pianta legata alle praterie del calcare, discontinue a carice ferma. Crepis giacquini su specie ternere. Fusto 10-30 cm, una pianta più alta, foglie peloso-ghiandolose, hanno un pochino l'aspetto del tarassaco in questo caso. Pianta delle praterie, calcofile, seslerieti in questo caso, Crepis alpestris. È molto ghiandolosa Crepis alpestris, cosa che non è Crepis kerneri. Ho esaminato delle piante alte al massimo 30 cm, ma se sono fra i 30 cm e il metro, procedo. Foglie e caulini inferiori medie, grandi, dentellate, simili alle basali. L'avevamo già vista, Crepis paludosa, se le foglie sono glabre e il capolino presenta molti peli nerastri e ghiandole. Se invece il capolino è semplicemente peloso, le squame sono esterne, interne sono più o meno della stessa lunghezza, qua le squame esterne erano molto più corte. Il fusto invece che glabro si presenta decisamente irsuto, allora in questo caso è Crepis pirenaica. Foglie e caulini invece ridotte rispetto alle basali. Acheni con becco, almeno quelli centrali. Acheni tutti privi di becco. Prima ipotesi. Acheni dimorfi, gli esterni senza becco, gli esterni con lungo becco. Involucro con densi peli ghiandolari, squame esterne più strette dalle interne, acheni con circa 15 coste. Involucro glabro pubescente, squame esterne, vedete, molto larghe. Acheni con 10-12 coste, Crepis fetida nel primo caso, Crepis vesicaria, vesicaria nel secondo. Acheni tutti uguali, con becco lungo quanto il corpo. Papo appena superante la punta delle squame involucrali, vedete? Involucro spesso il fusto con lunghe setole giallastre, ricettacolo glabro, Crepis setosa. Altrimenti, pappo decisamente superante le squame involucrali, pianta pubescente, ricettacolo peloso, Crepis vesicaria, Taraxa cifolia. Involucro glabro, squame esterne brevissime, le avevamo viste, è l'unica ad avere le squame così breve, acheni esterni senza pappo in alcuni casi, Crepis pulcra. Involucro risuto pubescente, squame esterne lunghe, un mezzo, un terzo dall'interno, qui le squame erano brevissime, acheni tutti con pappo, Crepis conizifoglia, se presenta peli ghiandolari, se i peli ghiandolari mancano, vado al punto 7, e sono le ultime. Foglie caulini attenuate, oppure foglie caulini abbraccianti, ricettacolo con squame interne pubescenti sulle due facce, ricettacolo con squame glabre sulla faccia interna, achenio con 13-18 coste, achenio con 10-12 coste, Crepis biennio oppure Crepis capillaris. Sembra complicato, ma in effetti non è. Li passiamo in rassegna rapidamente, tanto per vedere come sono. Crepis santa nemosensis è una specie molto comune, che secondo me viene parecchio sottostimata. Intanto è la prima a fiorire, la confondiamo spesso con il tarassaco, ma è una pianta decisamente più elegante, fiori più piccoli, dalle fioriture copiosissime. È una specie che è arrivata in Italia nel corso dell'Ottocento, probabilmente originaria del Mediterraneo orientale, Crepis santa perché si riteneva originaria della Palestina. In Italia viene segnalata all'inizio, credo, nella zona di Genova, poi verso Roma, Toscana, e soltanto negli anni 20-30 del Novecento comincia a diffondersi nella pianura padana, dove adesso è estremamente comune. Gli acheni esterni avete visto alati.
quando sulle cartine vedete un pallino verde, vuol dire che manca nell'Atlantico orologico, sono ritrovamenti più recenti. Crepisauria la conosciamo tutti, è quella che incontriamo nei pascoli alpini, facilissima da riconoscere se non altro per il colore del fiore. Ecco. Orofita europea, sud europea, Alpi e pochissime montagne nella penisola balcanica. Sua diffusione ovviamente legata alla quota. Frelichiana, subspecie frelichiana, l'abbiamo vista anche domenica, la filaressa l'abbiamo vista due domeniche fa, da Cattaremiro siamo andati al Pizzocerro. Pianta molto bella, le foglie intere, è una delle poche con foglie intere, abbastanza distribuita, solitamente su calcare o dolomia. Invece Frelichiana dinarica, l'altra sottospecie, fiori bianco-rosati o bianco-giallastri. Questo è il carattere, diciamo, che basta distinguerla. Poi le piante sono molto simili. Anche se Pignati dice che su specie Frelichiana è glabra al momento della fioritura, ma come vedete, io ne ho guardate tante, a volte è glabra, a volte è pelosa, come, né più né meno come la sottospecie dinarica. E poi dice brate interne lunghe 8-13 mm, ma sostanzialmente hanno la stessa lunghezza anche nella sottospecie dinarica. Il colore è un carattere più che sufficiente. Non era stata considerata, se non in una piccola noticina al momento della stesura dell'Atlante, è confinata qui all'estremo ovest della nostra provincia, attorno al Resegone, Corna Camozzera, Ocone. Curiosamente l'area dove abbiamo trovato ultimamente anche Graffia Golac, una specie delle Alpi orientali. È curioso come siano accantonate entrambe in questo territorio. Non so se questa specie è presente nel Bresciano. Crepis jacquini è una pianta, per esempio, che incontriamo con estrema facilità quando facciamo il sentiero dei fiori. Sui ghiaioni dell'Arera c'è. Ecco, si presenta così, a volte un po' più ricca, un pochino più minuta, foglie basali solitamente intere, foglie cauline molto frastagliate. Subspecie Carneri, la nostra, vedete che qui tra le nostre montagne e la Grigna è un po' il suo limite occidentale, invece la subspecie Jacquini, Alpi orientali e Carpazi. Crepis alpestris è estremamente rara, io non l'ho mai vista. È una pianta segnalata più storicamente che non ritrovata effettivamente oggi. Qui è una stazione nel Bresciano, qui l'aveva segnalata Tagliaferri, credo in prossimità del passo della Presolana. C'è un campione d'erbario che era stato raccolto da Rodeger, credo, al Pizzo Formico. Dove potrebbe anche essere presente ancora, però dobbiamo immaginare che l'ambiente è notevolmente cambiato. Una volta era molto pascolato il Pizzo Formico, oggi si sta notevolmente chiudendo su alcuni versanti. Crepis paludosa, come dice il nome, è legata ad ambienti umidi, non necessariamente paludi, ma comunque ambienti freschi, umidi, con suolo abbastanza intriso d'acqua, facilmente riconoscibile perché è completamente glabra, foglie basali simili a quelle cauline. Involucro con peli ghiandolosi, setole nerastre. È l'unica ad avere i pappi non bianco candido, ma un pochino giallastri. Specie eurasiatica, avete una diffusione molto ampia. Da noi, soprattutto ad alta quota, quote medio-alte, presente anche in qualche vallone, per esempio c'è in Valle del Luglio, c'è in Val Vertova. Crepis pirenaica è abbastanza rara, facilmente riconoscibile per le squame esterne quasi di pari lunghezza rispetto alle interne e per le foglie, ve l'ho già detto, che hanno la medesima dimensione e conformazione, sia quelle della rosetta basale, che però è assente al momento della fioritura, mentre è ancora presente in Crepis paludosa. Irsuta.
segnalata essenzialmente in Val di Scalve e poi l'ha ritrovata, credo, Germano in prossimità del rifugio Grassi. Crepis fetida, la nostra è tutta subspecie fetida, estremamente comune. Guardate i margini delle strade, incolti, discariche. È una pianta ruderale essenzialmente. Molto variabile nella forma delle foglie, fusto sempre molto ghiandoloso, squame esterne lunghe circa un terzo di quelle interne. Acheni tutti con lungo becco e pochi con becco breve esternamente. Vedete il suo areale di diffusione, Europa occidentale sostanzialmente. Limitata sostanzialmente alla pianura e alle basse valli, comunque sempre in ambienti disturbati dall'uomo, vegetazioni sinantropiche. Crepis vesicaria, subspecie vesicaria. È quella che ha le squame esterne ovate, molto larghe, presente in tutti i prati, un pochino trascurate, un pochino. Tutte queste piante, fra parentesi, possono essere usate né più né meno come il tarassaco. Probabilmente qualcuno di voi le ha anche raccolte scambiandole per il tarassaco e senza avere nessuna conseguenza negativa. Si possono usare esattamente allo stesso modo. Le foglie possono essere decisamente confuse. Molto grandi le squame involucrali e anche le brattee da cui dipartono i raggi dell'infiorescenza. Squame involucrali, spesso ialine. Ecco, si vedono ancora. Questa sottospecie ha acheni di due tipi, gli esterni senza becco e gli interni con becco lungo, estremamente diffusa. L'altra sottospecie, altrettanto scusate, la cartina è comune, non sono state poi distinte in sede di atlante corologico. Crepis vesicaria, sottospecie vesicaria, è stata considerata un po' meno comune, ma secondo me è sottostimata, in effetti è comune come l'altra, un po' più presente in pianura, un po' meno salendo di quota. Assolutamente uguale, la sottospecie Taraxa cifoglia, ma con le squame esterne, vedete, lanceolate, molto strette. E anche le squame, le brattee da cui dipartono i raggi dell'infiorescenza molto strette. Acheni però tutti con becco lungo. Anche questa diffusione prevalentemente nell'Europa occidentale, e tutto, per tutto sovrapponibile alla sottospecie precedente, ma più presente nelle valli e nei prati a una certa quota. Ecco. Crepi setosa, facilissima da riconoscere proprio per queste setole giallastre molto appariscenti. Sta fiorendo adesso, la trovate praticamente in tutte le aiole. Acheni tutti con becco lungo. Specie legata anche questa agli ambienti disturbati oppure anche ai parchi cittadini, ecco. Limitata praticamente alla pianura. Crepis pulcra, una pianta che è sfuggita parecchio all'osservazione, è molto facilmente riconoscibile, soprattutto per queste squame brevissime e per essere pianta estremamente vischiosa, soprattutto nella parte basale. Basali prima, foglie cauline queste, particolare dell'infiorescenza, distribuzione ampia, eurasiatica. Vedete, si conoscevano soltanto due stazioni, poi è stata ritrovata un po' nel corso della ricerca sulla flora urbana di Bergamo e io l'ho trovata ultimamente a Treviglia. Crepis conizifoglia nei pascoli alpini, non è facile da vedere, però non è specie rara. Ecco. Sempre sul suolo acido. Crepis biennis, siamo ormai alla fine. Pianta che può essere di aspetto molto variabile, in prati concimati può essere lussureggiante, in prati più asciutti può presentarsi invece decisamente più povera. Foglie che non arrivano ad abbracciare il fusto, squami involucrali lunghe, esterne lunghe un terzo circa di quelle interne, da un terzo a un mezzo.
acheni tutti senza becco, è specie europea. Ma anche in pianura, nei prati montani, legate abbastanza ai prati pingui, prati concimati, prati falciati. Crepis capillaris invece c'è in tutti i parchi cittadini, estremamente comune, adesso sta fiorendo. Diciamo che se in città vedete delle crepi sono sicuramente crepis capillaris o crepis santa, scusate, crepis setosa in questo momento. Un mese fa era tutta crepis santa. Anche lei può avere un aspetto abbastanza diverso a seconda dal tipo di suolo su cui cresce. Foglie molto differenti, dalle basali alle estreme foglie cauline. Foglie cauline abbraccianti il fusto. Ecco, acheni tutti senza becco. Qua c'è il suo reale europeo, nella bergamasca vedete una delle specie più comuni. Confronti rapidissimi. Bergamasca indicava 5 specie per la bergamasca. Rother e Rodegher ne indicavano 20. Schenevar 21, aveva inserito Crepis premorsa, il Fab soltanto 16 ne ha ritrovate. Le specie in rosso sono quelle che mancano, alcune potrebbero esserci, altre sicuramente no. Per esempio Crepis alpina, nonostante il nome, non è specie alpina, non è neanche contemplata in flora alpina per esempio, è specie presente nelle zone steppiche interne della penisola iberica, Ucraina, Crimea, e vedete qui in Asia Minore, comunque sempre in zone steppiche, è sicuramente una specie indicata per sbaglio. Crepis pigmea è stata raccolta da Rodegher 1914, indicazione generica per il barbellino, potrebbe essere una specie da ricercare. Tra l'altro questo campione di erbario è stato visto da Germano Federici che l'ha confermato. Se non è un caso simile a quello di Campanula moretiana per la Cornagera, che probabilmente è un errore di inserimento, potrebbe essere una specie presente. Crepis premorsa pure, se l'ha indicata soltanto Schenevard, probabilmente si tratta di un errore, non è documentato. Mentre Crepis molli, subspecie su cisefoglia, c'è nell'erbario di Rodegher, raccolta nel 1910 sul Resegone, confermata, unico reperto per la bergamasca. Anche questa potrebbe essere una specie da ricercare. Però il caso più particolare è questo. Nell'erbario Rodegher, raccolta nel 1914 sia a Bergamo che a Seriate, c'è Crepis tectorum. L'aspetto ricorda, ecco, vedete, raccolta Bergamo e Seriate. Questa stazione è in provincia di Cremona, non era mai stata ritrovata se non sporadicamente nel Bresciano. Simile a Crepis capillaris, però con le foglie cauline che si arricciano su se stesse, revolute vengono definite, perché è facilissimo da riconoscere. O è stata scacciata da specie arrivate più recentemente, però potrebbe essere ancora presente e andrebbe ricercata. Curiosamente, il CAF, nel suo vocabolario bergamasco di storia naturale, riporta soltanto due crepis, una è proprio Crepis tectorum, Fior de San Giuseppe, raccolta a Seriate, dove l'ha raccolta anche Rodegher, e poi Crepis vesicare che chiama Erzina, raccolta a Sarnico. E qui si conclude. Vi ringrazio per l'attenzione.